Eccoci qua. Cosa dite? C'è ancora del rumore qui attorno, ma un action camera con il suo gigantesco sensore, ma com'è possibile? Salve a tutti signori, eccoci qui alla seconda puntata di me, Alex, che esplora AliExpress. In realtà siete un po' voi che lo esplorate, perché io su AliExpress ci navigo da anni. Quello che ho fatto questa volta è semplicemente prendere tutte le stronzate più stronzate, vi assicuro che solo guardando l'anteprima, perché non vorrei mai fare spoiler, insomma, non oserei mai, sono delle cose pazzesche. Quindi preparatevi, perché cercheremo di capire oggi l'utilità dei robot venduti su AliExpress, se robot vogliamo chiamarli. Allora, la prima cosa molto incoerente è che qui, in mezzo appunto alla ricerca robot, ci sia così 30 pezzi di simulazione frutta e verdura artificiale schiuma. Il primo che ho trovato sembra in realtà un robot, cioè voi gli piazzate il dito in testa, così, appunto si chiama Funny Robot. Quello che ci interessa di questo sono i riscontri, zero, ovviamente nessuno comprerebbe una puttanata del genere. Allora, lo potete muovere, se premete questo balla, se lo tenete premuto... Non ho capito, funziona con 4 batterie della peggio cinesanza, proprio dovete prendere le peggiori, se no non parte. Altoparlante della fedeltà, consegna una qualità sonora alle orecchie dei bambini. Pintura spray metallica realistica. Ecco, qui troviamo la prima cosa fai da te. Tra l'altro, madonna che pile, ma che pile sono quelle lì? Per me qui... più che divertirsi ad assemblarlo, lo stanno letteralmente producendo. Ho capito. Sì, tra l'altro quello che c'è qua per terra, vecchi miei, non corrisponde. Però ci fanno le gare. E di nuovo sti qua. Tra i consigliati c'è un trattore, dei delfini luminosi e una pancera. Questo qui ve lo dovevo far vedere, un grande classico, lo scarabocchiatore automatico. Lo potete trovare nel mio ultimo unboxing cinese. Questo è veramente una cosa pestifera, guardate, proprio tratto di un'inutilità, penso, irraggiungibile. Allora, questo qui faccio molta fatica a capire cosa fa, perché c'ha degli ingranaggi, io sto zoomando lì e lo zoom va a vedere una cosa diversa, sembra un filo comando di quello dei trenini, quelli smarsi proprio. Questo qui è un connettore JST, ve lo dice un grande esperto di drone. Allora, il pannello solare, questi qua io so che non prendono nulla, perché ce l'avevo su una roba io di cartone, veramente non la buttavo avanti. Vabbè, ma non si capisce, ma la gente l'ha anche comprato. Adesso vediamo le recensioni. Guardate, il primo commento: il pannello è troppo piccolo, per rendere il robot a piedi ha bisogno di più forza, avrebbe bisogno anche dei piedi. Vabbè, gli altri stronzi hanno fatto tutto un 5 stelle senza di niente. Proviamo con il titolo. Fai da te, a piedi robot, di controllo remoto, giocattoli fatti a mano, fisica, gizmo, blocchi, di costruzione, kit, energia solare, assemblato, giocattolo, strumento di insegnamento. Addirittura, che andi a analizzare, c'è un tasto start e un tasto stop. Palesemente fanno andare questo motorino qui, ok, che fa girare gli ingranaggi. Dunque, questo ingranaggio gira così, comincia a girare così, cosa così. Ci sono delle pulegge qui fuori, se non sparo una cagata. E no, dovete semplicemente dirmi cosa c'è di più basico di questa roba? Cos'è questo? Una siringa su una bacchetta? Questo qui sembra qualcosa di artistico barra quasi carino e comunque altrettanto inutile. Queste qua sono le batterie di Xiaomi. Sì, guardatele qua. Mi ricordo che non le ho prese perché dalla Cina non te le spedivano e mi sa che non sono neanche ricaricabili, quindi... Tornando a noi, qui vi fanno vedere i pezzi, sempre il solito motoraccio della merda che ho anch'io, che è orribile. Delle graffette, voi ci mettete la penna, ovviamente questo coso fa girare, e niente, farà penso sempre la stessa immagine, quindi tra l'altro vi serve un foglio a disco, fatto a disco, cioè trovalo fuori. Vabbè, alcune parti erano mancanti, le istruzioni sono in cinese, devi indovinare come costruirlo. Benvenuti nel mondo dei robot su AliExpress, no? Le istruzioni non esistono. Questo qui invece è uno sparapalline, penso prodotto dagli stessi, che evidentemente non hanno nulla da fare tutto il giorno e combinano
ruotine, motorini, connettori e pile per cercare di fare qualcosa da vendere. Questo qui almeno però c'ha una sua, capite? Cioè voi mettete lì la pallina, cos'è successo qui? E praticamente lui fa un buon progettista di non ancora costruito. Ma cosa fai la review? In ultima analisi abbiamo questa tenaglia idraulica che funziona curiosamente con le siringhe. Immagine sfondo rosa, lo zoom è di quella prima. Torniamo sempre ai droni, torniamo sempre lì. No, ok, sembra più quella di un minuscolo ventilatore. I riscontri sempre utilissimi. Beh, ma buono perché ci ha buttato nel fantastico mondo dell'idraulica con siringhe. Tecnologia 7. Guarda, i titoli non li leggo perché va sicuro che non rivelano nulla. Cos'è sta roba qui? No, aspetta. Aspetta. Ma non vorrai dirmi che va avanti così? E asterisco 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 S mette 5 stelle il 4 maggio del 2019 alle 1:57. Attenzione, 2 minuti dopo rettifica. Incredibile. No, qui c'è un mondo. Ma qui c'è un mondo. No. Questo fatto così. Guarda, questo qui con la lattina è il meno spastico di tutti. Prototipo di Lumaca dal 2052. Penso siano un riarrangiamento degli stessi componenti. Sono delle foto. Oh Cristo, viviamo proprio in un'era, viviamo proprio in una, non lo so. Questo qua che fa la foto quando arriva, come se avesse una valenza sta roba. Vabbè, posso risparmiarvi la versione complessa o il kit, dai, ma che è, ma... Lo voglio... I ceci così nei consigliati. Allora, penso per oggi di avervi fatto vedere abbastanza nel mondo di AliExpress. Come vedete, cioè, potrei andare avanti millenni. Ma vi invito ad andare a vedere voi stessi cosa potete trovare in tutti gli ambiti. Cioè proprio andate oltre quello che ho fatto io. E poi se mai venitemelo a dire che vado a vederlo anch'io, perché ovviamente c'è, insomma, che a me piace ridere. Ci vediamo!